Parleremo oggi di dire più fare uguale fondare, un progetto di teatro partecipato online che ha coinvolto gli studenti delle scuole bolognesi e gli attori della compagnia permanente di Art Fondazione. Cucino la tenerina. Bene, siamo con Claudio Longhi, direttore di Art Fondazione. Siamo qui per parlare in particolar modo del progetto Dire più fare uguale fondare, un progetto di teatro partecipato che ha coinvolto 15 istituti scolastici del Comune di Bologna con la partecipazione di 24 docenti e 800 studenti, da che io ne so. Volevo chiederle come fosse nato il progetto, visto che mi risulta essere la trasposizione digitale di un altro progetto in presenza che è stato poi bloccato per l'emergenza sanitaria. Sì, dire più fare uguale fondare è nato da un'esperienza precedente, o quantomeno è la trasposizione per l'appunto digitale di un'esperienza precedente, che così sarà, progetto che è tuttora in corso, tuttora valido e di cui dire più fare uguale fondare rappresenta lo sbarco online in qualche modo. Il progetto è nato da una collaborazione con il Comune di Bologna, rientra nell'ambito dei PON Metro, e, è un progetto destinato ai giovani dagli 11 ai 25 anni. Il fine di questo progetto è quello sostanzialmente di trovare, di abituarsi a cogliere nel teatro uno strumento per fare esperienza della vita comunitaria e per imparare a vivere insieme in qualche modo. L'oggetto del progetto, infatti, è quello di ingaggiare i giovani bolognesi tra gli 11 e i 25 anni in un lungo processo che è iniziato a novembre dello scorso anno e che si concluderà a maggio-giugno del 2021, di ingaggiarli per l'appunto in un lungo processo di riflessione per decidere insieme che tratti deve avere la città ideale, la città in cui noi tutti vorremmo vivere, attraverso delle esperienze che hanno una natura teatrale. Infatti volevo chiederle appunto in che modo si sono voluti approfondire i luoghi e le pratiche del teatro digitale attraverso questo progetto. In che modo avete vissuto questa ibridazione in qualche modo? Allora, è chiaro che lo spettacolo in presenza non può essere sostituito da alcunché se non da qualche cosa in presenza. Quindi in questa fase di lockdown, in cui per quanto riguarda le attività teatrali ancora ci troviamo, perché di fatto non, in questo momento noi non possiamo accogliere del pubblico all'interno delle nostre sale e sarà così perlomeno fino al 15 di giugno, a meno che non cambi la legislazione in atto, e finché non c'è un attore che agisce davanti a uno spettatore non si dà esperienza teatrale. In questa fase abbiamo pensato di cercare quali potevano essere gli strumenti che per approssimazione potevano rievocare la pratica dal vivo. Allora, la dimensione del web, la dimensione della rete, con quel margine di interattività che la rete consente, è uno strumento che probabilmente, pur non essendo teatro, si approssima in qualche modo alla dimensione dal vivo, alla dimensione dello spettacolo in presenza. Per cui abbiamo cercato di sviluppare tutti quegli strumenti, quei dispositivi che rendevano possibile l'esistenza di un'interattività, l'esistenza di un dialogo, perlomeno se non in compresenza fisica, quantomeno in botta e risposta, un po' come sta accadendo tra noi adesso. Da qui, per esempio, lo sviluppo di tutta l'attività laboratoriale. Siamo con Michele Dell'Utri, della compagnia permanente di Art Fondazione, e Michele è uno degli attori che partecipano al progetto Dire più fare uguale fondare. Voi vi siete rapportati con i ragazzi, no? Quindi voi attori avete preso parte attivamente alle letture, suppongo, soprattutto. Sì, certo. Ok. E volevo chiederti appunto com'è stato, com'è il rapporto tra voi e i ragazzi, come state gestendo questa didattica digitale, come la stai vivendo tu? Guarda, il rapporto è stato ovviamente notevolmente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, perché la prossimità fisica
è per noi attori e attrici una parte essenziale, fondamentale, anche del gioco. La nostra filosofia di lavoro è una filosofia che prevede modalità in queste azioni, modalità accessibili a tutti e a tutte, che bilanciano dei contenuti magari molto fondi, molto diciamo elevati o complessi. Il riscontro è stato da una parte una grande novità, una grande sorpresa, perché ci siamo accorti che noi dovevamo riformulare il nostro programma, perché quello che avevamo pensato dal vivo non si poteva semplicemente prendere e portare online, perché lo strumento cambiava e lo strumento portava con sé dei messaggi diversi, dei risultati diversi. La cosa positiva è stata che in qualche modo ci siamo resi conto che entravamo nelle camerette degli studenti e quindi si è aperto un tipo di confidenza che magari non riesci ad avere quando andiamo nelle classi e facciamo azioni dal vivo. Voglio chiederti se vuoi raccontarmi un bel momento che hai vissuto durante questo progetto e un momento che ti ricordi, uno che ti è rimasto più impresso. Ma guarda, di momenti belli ce ne sono stati tanti, sembra retorica però è così, quindi faccio fatica a portarti almeno due esempi piccoli. Il primo è stato che dentro Dire Fare Fondare abbiamo organizzato anche un'azione online, quasi pirata, diciamo così, informale, che è una pagina Instagram che si chiama Il Mondo Salvato dai Regaz. Questa pagina, la Morante ci perdonerà, perdonateci anche voi. Il Mondo Salvato dai Regaz è una pagina in cui noi pubblichiamo le foto delle città che ci mandano gli studenti e le studentesse di Bologna. In questo momento noi siamo a circa 700 follower, un po' di più. Questa cosa ci ha riempito di gioia perché era una pagina che prevedeva un'interazione, non una semplice fruizione. E un momento bello è stato quando alcuni studenti a un certo punto, da questo rapporto così iconico, hanno iniziato a scriverci, hanno iniziato a dirci: ma perché non facciamo dei temi? E qualcun altro ci ha detto: ma vi posso dire anche un mio pensiero sulla città? E quello ci ha aperto un mondo ed è entrata una nuova fase. Siamo con la professoressa Silvia Governatori del Liceo Sabin di Bologna. La professoressa Governatori ha partecipato al progetto Dire più fare uguale fondare con una sua classe. E vorrei chiederle innanzitutto che valore ha avuto secondo lei portare il teatro nella scuola e quanto possa essere formativo continuare a farlo. Allora, io ritengo assolutamente che il teatro sia un valore aggiunto all'interno della scuola, un valore aggiunto perché accompagna il nostro curriculum, ma nello stesso tempo propone temi che tante volte rimangono fuori da quella che è da quello che è il normale percorso scolastico. Tante volte affronta degli argomenti di attualità, di un'attualità che tocca le corde proprio dei ragazzi e che noi invece tante volte per motivi diversi non vogliamo, non siamo in grado, non facciamo in tempo sia a trattare. Quindi è un valore aggiunto in questo senso perché appunto ci sono tematiche nuove, diciamo, su cui confrontarci ed è un valore aggiunto anche perché se tratta alcune tematiche che anche noi trattiamo a scuola, però le tratta in un'ottica diversa, con un focus diverso, che aiuta appunto gli studenti a vedere la realtà da un punto di vista nuovo e quindi anche più accattivante, anche più motivante. Il progetto era iniziato in presenza e poi è stato trasposto in forma digitale. Lei da docente, che differenze ha notato, se le ha notate, tra i due approcci? Come è cambiato, quanto è cambiato, quali sono stati i lati positivi di un approccio e quali sono stati quelli positivi dell'altro? Allora, chiaramente fare teatro,
attraverso uno schermo è un po' disorientante, come è disorientante fare lezione, insomma, anche se un po' ci siamo abituati attraverso uno schermo. E quindi la prima differenza chiaramente è la presenza degli attori e dei ragazzi che ci sono, ma che sono divisi da qualcosa di fisico. E nonostante questo, però, ci ha proprio permesso di essere dentro al teatro, le voci degli attori, i lavori che hanno prodotto i ragazzi ci hanno permesso di fare teatro anche attraverso lo schermo. Quindi direi che il teatro ha abbattuto, diciamo, quella barriera a cui per forza di cose questa situazione ci ha costretto. Vuole raccontarmi un bel momento vissuto durante il progetto con gli attori e con i ragazzi? Ma allora, un momento bello è stato sicuramente un momento di preparazione, no? Un po' dietro le quinte, perché chiaramente i ragazzi si erano preparati, ma nel momento in cui ci siamo collegati con gli attori c'erano ancora, insomma, alcune cose che dovevano essere, insomma, definite. Per cui secondo me c'è stata un po' un'improvvisazione, diciamo, no? come avviene poi in teatro, no? Il teatro è vita in diretta, è rappresentazione in diretta, e quindi questo è stato sicuramente un momento, cioè, bello, in cui, insomma, un po' tutti ci siamo messi in gioco. Un altro momento secondo me molto bello è stato vedere i ragazzi coinvolti, interessati, appassionati a una lettura che normalmente è fatta dai banchi scolastici ci risulta un po' faticosa, ecco. Grazie mille, professoressa Governatori, la ringrazio. Grazie a lei, grazie a voi.